fatto la Black Mask di Pure Derma. Se io non faccio danni non sono contenta. Qui c'avevo il portorecchini a forma di cuore e adesso non c'è più. Se sentite il rumore dell'aspirapolvere è la mia mamma che lo sta passando giù. Io adesso vado un po' a truccarmi, esco un pochino dopo con Andre e tra l'altro dobbiamo anche andare a votare. All'inizio del vlog avete visto qualche pulizia casalinga, ovviamente non sarà un trucco chissà cosa. Metto un po' di crema nutriente, che è questa qua di Himalaya. Metto solamente un po' di correttore dalla palette di NYX Professional Makeup, prelevo questo qua un pochino più scuro. Poi ragazzi, mi sta venendo anche l'herpes, voglio vedere dopo il rossetto come farò a metterlo in modo carino. Non ho molta voglia di truccarmi oggi. Applico un po' di mascara, questo qua di Hollystar. Cioè, guardate che belle ciglia fa. E un pochino di matita burro di Kiko, questo qua. Riempio un po' le sopracciglia con il Cabrao di Benefit. Io non ho problemi ad andare a giro con il viso senza fondotinta. Ultimamente con il viso sto molto meglio rispetto a prima, ho molte meno imperfezioni. La bolla un pochino più grande che avevo è questa qui che ho già coperto. Ma anche prima, quando avevo più problemi, non avevo assolutamente paura o vergogna di uscire senza fondotinta. Prima di mettere il rossetto vado a idratare le labbra. È il burro cacao di Himalaya. Voglio applicare questo rossetto di Smashbox. Me l'ha inviato l'azienda Smashbox tramite la piattaforma Octoly. L'applicatore è fatto in questo modo. Potevo sceglierlo sia così che viola, ma ce l'ho già viola, ce n'ho già un bel po' di viola e anche nero, però ho detto no, mi piace troppo questo qua, che si chiama Vino Noir, rossetto liquido matte metallizzato. Andiamo ad applicarlo, poi dopo via via vi dico insomma tutte le cosine. Sono 4 ml di prodotto, vado a delineare il contorno. È bello scrivente, molto liquido quando vado ad applicarlo, non si porta via il prodotto. Io ho messo un pochino di più di prodotto da questa parte qua, infatti vedete si stava portando un pochino via il prodotto perché ne ho messo appunto troppo. Nella prima stesura io consiglio sempre di mettere poco prodotto, anche perché insomma andate anche a delineare meglio il contorno, se ne mettete troppo si sta anche che strabordate. Sento già che si sta asciugando, ci sono degli aloni, insomma delle parti più chiare come nel bordo. Io vado a fare un'altra passata. La parte inferiore è venuta perfetta, la parte superiore ai bordi continua ad essere ancora leggermente più chiara. E quindi semplicemente scaricando molto 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 il prodotto, poi ne prendo un pochino solamente con la punta e vado a sistemare le zone che devo sistemare. In un attimo poi ho riempito anche le zone più chiare. Quando mi è arrivato il rossetto e vi ho messo la foto, comunque il video spacchettamento su Instagram Stories, mi sono arrivate domande a cui non ho voluto rispondere perché avrei risposto appunto in questo video. Vediamo, provo a ricercarle un pochino su Instagram.
Allora, ho trovato due domande. Vediamo, la prima è: ci farai sapere la durata, il comfort? Il colore è davvero bellissimo, me ne sono innamorata. Durata in comfort lo vediamo un pochino via via nel video. Adesso che si sta già asciugando, vi posso dire che non lo senti sulle labbra, non è uno di quei rossetti che si secca e lo senti tipo grinzoso, non saprei nemmeno come dire, comunque che senti che hai il rossetto. Poi un'altra ragazza mi ha chiesto se avrei fatto un video dove mi preparo con voi con questo rossetto. Alla fine, insomma, ho deciso di fare il test in vlog perché secondo me è proprio il top per parlare di un rossetto. E poi qual è il prezzo di questo rossetto? Vediamo, io lo vado un attimo a ricercare su Octoly. Tanto giù vi lascio nell'info box tutti i link. Il prezzo al pubblico è di 23 euro e si sa come tutti i prodotti Smashbox, quindi non è che ci si meraviglia del prezzo, insomma, non ha proprio un prezzo costosissimo. Ad esempio, MAC Kat Von D, poi vediamo che ho qua davanti che mi viene in mente. Urban Decay e Mulac sui 20 euro costano bene o male diversi rossetti di diverse marche. Sono 22 tonalità waterproof. Gli Always On Liquid Lipstick sono stati formulati dai Pro Artist di Smashbox per regalarti un colore intenso e resistente per 8 ore, ma super confortevole grazie al complesso idratante Primer Oil. Rimuovere con uno struccante a base oleosa. Lo swatch con questo non va via. L'altra volta sulle labbra, cioè, dovevate vedere, mi erano diventate bordeaux. Se insistite, ovviamente viene via. Però, insomma, un conto è la mano, un conto sono le labbra. Dopo un po', veramente vi si gonfiano da morire. Io, ovviamente, questo lo rimetto qua dentro e lo porto dietro. Ringrazio tantissimo ancora l'azienda per avermi mandato questo prodottino qua. Qualche giorno fa mi aveva mandato anche il primer e questa palettina, diciamo trio di ombretti, tutte e tre appunto di Smashbox. Questi due prodotti ve l'ho fatti vedere nell'ultimo video makeup. L'ultimo video è stato l'haul, quindi il video prima è stato un makeup dove appunto utilizzo con voi questi prodotti. Quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. Sono le 3:43 e io devo andare a votare, devo andare a salutare i nonni all'IKEA e poi non so se rimaniamo Andrea a cena fuori. Direi che è già tardi, quindi devo ancora vestirmi. Mi metto gli occhiali. Questi qua sono nuovi. Voi eravate rimasti a parte le persone che mi seguono su Instagram, comunque eravate rimasti a questi qua che dopo 3 anni ho dovuto obbligatoriamente rifare, non tanto per l'estetica, ma proprio perché comunque, cioè, non ne potevano più. Guardate come sono slargati, cioè mi cascano tantissimo. Comunque stavano anche benissimo con il rossetto. Dunque, ho preso questi qua con la base oro e il maculato, ovviamente, che ci deve sempre essere sopra, nella parte superiore, sono bellissimi. Mi vado intanto a vestire, noi ci vediamo tra poco. Poi vedo un pochino perché non ho pranzato. Penso di mangiare qualcosa perché sennò stasera mangio Andrea e chi mi trovo intorno. Sto tipo mangiando la carne di ieri, tanto per mettere in bocca qualcosa. Sono felice. Che stupido. Stiamo andando a votare. Ciao Andrea. Ciao ciao. Andrea ha già votato nella sua scuola. Sì. E io sto andando nella scuola dove ho fatto le elementari. Comunque, ho mangiato un po' di pollo con un pochino d'olio. Cioè, ha resistito perfettamente. Eccomi. Mi è venuta una bellissima idea, ovvero di passare da MAC a prendere un cappuccino. Andrea è molto contrario perché vuole andare all'IKEA veloce per fare più veloce. Se ne fa il MAC Drive, bisogna metterci un po'. Ma che, si fa velocissimo! Un cappuccino! Non tira indietro il cappuccino. Ma che, ben via! Fa male il cappuccino? No! Sì. Dai! No. Stasera andiamo a mangiare all'Old. Devo sconfiggere l'ansia di portare la fotocamera fuori. Ma che figura di merda? Ma scusa, non sto facendo niente di male. Sto pompino, sono a vomito. Scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. Vorrei farvi vedere che c'è il McDonald's e che Andrea non mi ha fatto prendere il cappuccino. Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. È la fine del mondo. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, lì una macchina rosa, è possata. Aspetta.
Madonna, quanto odio la schiuma. Vabbè, gelato. Ora bisogna andare a riempire anche questo. Prendiamo lo yogurt al cioccolato. Guarda ganso. Perché la fragola no, fa troppo ingrassare. Si può prendere anche più volte. Questo è panzerotto. Panzerotto? Buono però, Ah, è già da morso? Sì. Questo secondo me diventerà tipo un canale di cibo. Diventerà un canale di cibo, vero, secondo me sì. Che poi, cioè, guardate l'altra cioccolata. La cagatina. Però lì è solo per questo. Ma dopo si li può riprendere. Quindi magari prova la fragola. Ma non si sente, senti. Metti la mano. Ciao Instagram. Non ti vengono all'IKEA per fare un giro, noi veniamo all'IKEA per fare. Noi veniamo all'IKEA. All'IKEA? All'IKEA per mangiare. C'era anche l'hamburger per cena dopo. Però ho detto tanto stasera. Andrea sta parlando alla fotonata. Quando sta solo mangi il panino. Parli un po' mio. Lo sai che anzi si è sbagliato. Allora, io ho mangiato già un pochino di gelato. Adesso Andrea l'ha ripreso. Comunque vedete, al centro inizia un po' ad andarsene. Io vi ricordo della mia ossessione nel leccarmi le labbra, quindi mettiamo in conto anche questo. Snapchat. Bellino, un gattino. Andate a votare. Questo è il nostro mobile ideale. Senza zampe, così pulisci, che è una meraviglia. Anche il colore del divano così, in questo modo, è bello. Questo bambino è già stanco. Vuoi fare anche una dormita, visto che ci sei? 20 euro. Ah, signore e signori, si è messo a sedere per giocare. Mi riposo dei secondi. Cioè, eri in astinenza da gioco? Sì. Non ho parole. Oh, passato il livello 1. Grande, livello 1. Sei avanti. Andre. Siamo usciti adesso con il buio. Abbiamo comprato 3 cose di numero. Tanto per, cioè, dire... tanto per dire compriamo qualcosa, perché se non siamo venuti qui per niente. No vabbè, allora una cosa mi serviva per forza. Poi un'altra cosa la stavo finendo, quindi l'ho ripresa. E una cosa che invece ho preso Andrea è per sfizio. Proprio per provare. Dire, per provare, la assaggiamo insieme a voi. Non vi facciamo vedere niente. Wow. Niente. Una candela. Dai. Wow. Era una sorpresa. No, perché è una candela diversa. Ah, è vero. Non come le solite candele. Adesso vi facciamo vedere gli acquisti in macchina. I super acquisti, cioè proprio acquistoni, Beh, siamo in macchina. Allora, prima faccio vedere la candela super fantastica a 2 profumazioni. Cioè, è buonissima. Mm-hmm. Allora, uno è al... albicocca. Uno è all'albicocca, questo arancione. Quella rosa non riesco a capire che cosa sia. Comunque l'ho pagata tipo 2 euro. 2,79 euro. Questo qua che uso nella postazione makeup. 2,50 euro super contenitore. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosa. Questo c'è scritto che è un tè con l'aroma di pino. Facciamo un testing vlog anche di questo. Facciamo un testing vlog del tè all'aroma di pino. L'odore non è molto... Fammi sentire a me l'odore. Sembra però tipo estate. Tipo come se fosse tè verde, però sì. Boh. Ni, cioè sa di tè un po' più amaro. Ti lascia un po' più il retrogusto amaro. Ah, però non è cattivo. Non è cattivo, è buono, dai. Tipo un'estate, però... L'estate è verde, ecco. Mamma mia, è buonissima. Oh mio Dio. Buona, molto buona. Da morire. Buona. Ovviamente vi porto con me anche dai miei nonni, così ve li faccio salutare. A dopo. C'è la mamma. C'è anche Cristian. Saluta. Saluta. Ciao. La nonna alle prese con... Che sta cucinando? Che è cappone. Pollo. Ciao. Bellissima. Grazie. Io sono una racchia. E che sei te? Sono una racchia. Danno, vieni su YouTube, vieni. Dillo un po'. Ciao amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. Salutalo. Ma che saluto? Saluto.
saluto a me stesso. Cioè. Sto prendendo, eh! Hai figlio, di ciao amici di YouTube, dillo, Domenico. Ciao amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. Il nonno ora? Il nonno lo sa dire. Nonno. Diglielo. Mi bene una strunzata. Te ti vedi perché sto registrando un video, però lo metto su YouTube e la gente lo vede, quindi la gente ti vede. Ciao a tutti. Ma ciao, ciao papà. Si è messo in posa per fare la foto, non mi vuole di niente. Devo cercare la mamma per quella. Cheese! Dai! Sono le 7:30. L'ho applicato alle 3:20, 3:30. In queste 4 ore ho mangiato un po' di pollo. Il gelato, poi ho bevuto la coca e ho parlato tantissimo praticamente tutto il giorno. Adesso, siccome io e Andrea andiamo a mangiare all'Old, non voglio andare in queste condizioni, quindi solo al centro un capellino mi rimetto il rossetto. Però intanto avete visto com'è adesso dopo 4 ore dell'applicazione. Se mangiavo a casa non lo rimettevo, però proprio perché vado là lo rimetto e vi faccio vedere dopo aver mangiato un bel panino com'è il mio rossetto. Ecco applicato. Sto pallino. Abbiamo ordinato il panino. No, ciao! Pezzettino di nocciolina. L'American Burger. Buon appetito. Eccomi tornata a casa. Sono le 9. Mettiamoci un attimo nella postazione a chiacchierare. Tanto adesso mi metto già anche il pigiama. Ho dovuto accendere le luci della postazione perché è buio. Comunque questo qua è il rossetto. Vado anche a toglierlo perché non mi piace per niente quando è così. Il rossetto l'ho applicato verso le 3:30. Alle 7:30 che ero dalla nonna era andato via un pochino al centro perché avevo mangiato tipo 3 forchettate di pollo che era rimasto ieri. E c'era un pochino d'olio, però io proprio perché non mi piacciono le cose imbevute d'olio, per fortuna, perché fa malissimo, lo sgrondo sempre un pochino, ovviamente nei limiti del possibile. Dopo aver mangiato quello, il rossetto era perfetto. Abbiamo mangiato il gelato, bevuto la Coca-Cola, quindi era già iniziata ad andare via un pochino al centro. Poi, proprio perché a me non piace, visto che dovevo andare a mangiare fuori, ho detto vabbè, lo rimetto. Proprio ho dato proprio una passata velocissima al centro, non ho ripassato i lati. Abbiamo, io e Andrea, ordinato il paninone con tutte le patatine. C'è bisogno, ve lo dico io, non si sta attenti al rossetto quando si mangia, cioè assolutamente, anche perché non si sa in che modo mangi un panino. Non c'è un rossetto resistente al paninone dell'Old. Da questa parte qui ai lati mi era andato via un pochino di più rispetto a questa, e poi al centro era andato via. Sicuramente c'entra anche il fatto che anche mentre mangio io mi lecco proprio le labbra sempre, è proprio mio vizio. Quindi vi faccio rivedere il rossetto vino noir adesso con le luci gialle, lo vedete sicuramente diverso da stamani perché c'era la luce naturale. Sono contenta di aver scelto questa colorazione, secondo me sta bene con diversi tipi di trucchi. Sono 4 ml di prodotto e costa, come vi ho detto oggi, sui 23 euro, se non sbaglio. Ovviamente, come vi ho detto prima, i prezzi della Smashbox li conoscete, la fascia di prezzi loro è questa, non vi dico niente di nuovo. Il colore è bellissimo, la qualità è buona, comodo da tenere sulle labbra, non è uno di quei rossetti che secca le labbra, che quando lo stendi si asciuga subito e proprio te le tira le labbra. È confortevole sulle labbra, ce n'ho uno simile di Clio, Hell Yeah. Di questo qua non ve ne parlo perché ve ne ho parlato nel video di Clio che trovate giù, dei Liquid Love. L'unica pecca che ha questo rossetto è che si porta via il prodotto, cioè io con questo rossetto devo fare 3-4 applicazioni. Inizialmente quando mi è arrivato questo ho detto oddio, ce l'ho uguale, perché mi ricordavo appunto di quello di Clio. Invece sono andata poi a swatcharli e sono diversi. Quello di Clio butta un pochino più sul vinaccia, sul violetto, mentre quello della Smashbox sul rosso. Con le luci gialle è impossibile. Mi tengo gli swatches e poi ve li faccio vedere dopo in un'altra luce, perché non voglio che capiate una cosa per un'altra, che vediate una cosa per un'altra. Secondo me non è un prezzo esagerato, perché comunque tutti i rossetti che sto guardando in questo momento, 19, 20, 22 euro li ho pagati, quindi non è una novità. Sulle 20 euro secondo me è giustissimo come prezzo. Fosse stato un prezzo un pochino più alto, come
26, 30 euro secondo me era troppo. La tenuta comunque è buona. Ovviamente dipende un po' da cosa mangiate. Cioè, se io avessi mangiato tutto quel pollo che comunque c'aveva l'olio, mi sarebbe andato via, ovvio, perché non è fatto di ferro. Non si può stare attenti nel mangiare solo per il rossetto. Quello si rimette, pace. Se andate a cena fuori, avete una cena importante, comunque questi tipi di colori un pochino più scuri, un pochino più vistosi, io sinceramente lo porto sempre dietro. Fosse stato un rossetto nude, lo vedi e non lo vedi che ti è andato via. Se questo colore vi incuriosisce particolarmente e ne avete la possibilità, acquistatelo. Adesso lo metto subito nella mia lipstick collection. Lo metto accanto ai rossetti di Clio, perché c'è posto solo lì. Prima, mentre me lo stavo riapplicando al centro, dalla nonna, c'era la mia mamma che mi guardava e mi diceva: bello questo rossetto, dove l'hai comprato? E mi ha detto: no, no, compramelo subito, o glielo compro o frega il mio. Quindi direi che glielo comprerò. Domani c'è scuola e c'è anche trucco, quindi mi devo ricordare di preparare i pennelli. Comunque adesso vi faccio vedere meglio la candela. Ho preso questo accendino perché io con gli accendini normali non riesco ad accendere la candela. Cioè, mi viene proprio l'ansia, sembra che mi brucio il dito in 2 secondi. E invece così c'è un bel po' di distanza. Quando finisce la candela poi ti rimane questo bel bicchierone di vetro. Fa un profumo. Comunque io non vi ho fatto vedere una cosa che vedete adesso nello sfondo, che poi alla fine questi test in vlog diventano sempre tipo molto vlog. Qui doveva essere più su, però si è staccato. Le lucine le ho appese tranquillamente con lo scotch, non mi vergogno a dirlo, però in modo che non si vedano, quindi ci ho messo sopra la foto. Queste foto me le ha inviate gratuitamente la Lalab, sempre tramite la piattaforma Octoly. Sono acchiappate con questi qua di legno. Poi le lucine sono di Primark. Quest'altra invece, non monto sul letto, vi zoom un pochino. Ho attaccato le foto, in questo caso verticali, perché queste qua erano tutte foto orizzontali. Qui si stanno anche staccando, vabbè. Se avete qualche idea, qualche consiglio di come attaccarle, ditemelo, perché io accetto tutti i consigli, veramente mi farebbe tantissimo piacere. Mandatemi qualche foto, insomma, se vi va, ovviamente, così magari prendo spunto. Allora adesso mi metto un attimo il pigiama. Eccomi in tenuta quasi pigiamesca, sotto la canottiera, la felpa rosa, i pantaloni del pigiama e le mie super pantofoline. Ho provato a cercare la luce più giusta, sarebbe stata meglio comunque una luce naturale. Quello alla sinistra è Hell Yeah di Clio, il Liquid Love, più violaceo, mentre quello a destra è Vino Noir di Smashbox, infatti come potete vedere è più rossastro, più con una punta di arancione. Inizialmente a primo impatto, proprio dal packaging, ho detto vai, sono uguali, invece no, assolutamente. E niente, io spero tantissimo di avervi fatto compagnia e ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e di lasciare magari anche un commentino. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate del rossetto. Io amo, adoro fare testing vlog, mi piacciono tantissimo. È pronta la borsa dell'acqua calda. Ah, momento magico. Ora mi addormento. Un bacione e buonanotte.